massimo campionato. A Palena clima sereno, piacevole, quel che serve per cominciare la stagione. Vernissage col Delfino Flaccoporto del presidentissimo Quinto Paluzzi, team di eccellenza rivelazione dello scorso torneo. Salvezza tranquilla, la prima partecipazione, ottimo il lavoro di Guglielmo Bonati, Gianni Chiacchieretta e dell'intero staff. Tante assenze nel Pescara. Naturalmente verdetto finale scontato, 8 gol, per questo assolutamente relativo. L'occasione giusta in realtà per vedere all'opera alcuni volti nuovi. Sistema di gioco 4-3-3 nel primo tempo, Farelli tre pali, Zappa, Bettella, Celli e Del Grosso in difesa, Tabì, Brugman e Busellato a centrocampo, davanti Marras e Di Grazia a supporto di Tomminello. Per contro il 4-2-3-1 disegnato da Bonati, falso tre pali, Pesce, Marcelli, Giannini e Marzucco in difesa, Sichetti e Silvestri nel cuore del reparto nevralgico, Dincecco e Taraschi sulle fasce, Ligocchi tra le linee alle spalle di Curri, terminale della manovra. Dopo 5 minuti in area, Marcelli in ritardo su Tomminello, calcio di rigore, Brugman spiazza falso. Tomminello per Marras e la sinistra rete, 2-0. Marras, il suo incedere, poi la destro, va a pizzicare la traversa. Tabì all'altezza dei 18 metri, terno destro, quasi a giro a dire il vero, con la palla che ha spolverato la traversa della porta difesa da falso. Palla indietro per Brugman, sale Zappa, riceve la finta, lato corto, entra in aria, attenzione Zappa, palla indietro ancora per Brugman, il suo destro vola a deviare falso e poi il palo colpito da Tomminello. Promossi a pieni voti anche quest'anno. Attenzione Tabì, il suo destro, c'è il gol, ha fatto tutto molto bene, è entrato in area e poi ha incrociato. Tutto questo al 38esimo minuto, il terzo gol, il tris firmato da Willy Tabì, livoriano che è stato prestato dall'Atalanta al Pescara nella sessione estiva di calciomercato. Se ne parla benissimo, insomma ha dato già un saggio delle sue capacità. Nel secondo tempo consueta girandola di sostituzioni, subito Gennaro Borrelli molto attivo su assist di Ventola, poi gli altri gol. Delfino Flaccoporto intanto l'accelerazione di Cisco, entra in area Cisco, palla in mezzo e c'è il quinto gol del numero 23 di Grazia. Cisco, poi c'è la sovrapposizione di Davide Vittorini, parte il traversone, c'è il gol di Crecco, la volée vincente, tutto questo al 20esimo minuto. Sono le mezze ali, vediamo Crecco che accelera, entra in area, palla in mezzo, il colpo di testa a rete, il colpo di testa del numero 7 Cisco. Per il Delfino Flaccoporto la grande soddisfazione del gol della bandiera porta la firma di Tine Morris, classe 99, ex Pineto e Pescara. Chiude Di Grazia, autore di una doppietta su calcio di rigore. Finisce 8-1. Prima del match l'intervista a Pippo Riccardo Maniero. Pippo, bentornato. Grazie, grazie mille. Dove eravamo rimasti? Provochiamo subito. No, speriamo di riprendere da dove siamo rimasti, ecco. Sì. Dove ci eravamo lasciati. No, purtroppo in quel momento è andato così, io non volevo assolutamente andare via, però ci sono state alcune situazioni che hanno fatto sì che io andassi via da Pescara. È andata così e spero di rifarmi il prima possibile, di farmi perdonare. Ecco. Senti, ma com'è nata? È stata una trattativa lampo, perché insomma è stata sorprendente un po' per tutti. Sì, è nata in pochissimo tempo e subito abbiamo trovato l'accordo col presidente. Cioè praticamente tu hai chiamato il presidente? No. Si scherza, no, Sì, ci siamo sentiti e ci siamo messi subito d'accordo. Che giocatore ritrova la piazza di Pescara? Ma sicuramente con tantissima voglia di fare bene in una piazza dove sento molto addosso, perché comunque qui ho lasciato tanti bei ricordi, tanti bei amici. Sicuramente la colpa è mia, ho sbagliato io qualcosa e adesso devo lavorare per far sì che questi due anni trascorsi sono solo un brutto ricordo. A proposito, hai giocato con Palmiero lo scorso anno che sta per arrivare, ma hai giocato anche con Galano. Sì, sono due grandissimi giocatori. Luca l'anno scorso mi ha impressionato veramente tanto, è un giocatore fortissimo, spero arrivi perché così ci dà una grande mano, come Galano che ci ha giocato a Bari, è veramente un ottimo giocatore.